Il settore agricolo, non ufficialmente coinvolto nei disegni di governo, sconta un oggettivo ritardo in termini di produttività e necessita quindi di adeguati interventi su infrastrutture, burocrazia, formazione e ricerca. Questo è il tema del convegno organizzato da Confagricoltura a Roma presso il Tempio di Adriano, incentrato proprio sul ruolo strategico dell'agricoltura per il paese. Al tavolo di confronto quindi rappresentanti del settore agricolo, sindacale ed istituzionale, per migliorare il tasso di produttività e di efficienza è stato ribadito da Confagricoltura, le imprese agricole che occupano manodopera in modo strutturale devono essere adeguatamente incentivate. Ha spiegato il ruolo e le criticità delle semplificazioni il ministro Filippo Patroni Griffi. Bisogna un po' sfatare questa equazione che è sbagliata, ma che crea molte volte resistenze anche a livello parlamentare alle misure di semplificazione, che semplificazione equivale a minori tutele, a minori livelli di tutela. La semplificazione in materia di adempimenti informativi sulla sicurezza lavoro si dice equivale a minore sicurezza sul lavoro. Le semplificazioni in materia di privacy equivale a minore protezione dei dati personali. Tutto questo non è vero. La semplificazione riguarda oneri informativi, non tocca le tutele sostanziali, riguarda oneri informativi che talvolta sono palesemente sproporzionati rispetto agli interessi che si intendono tutelare. Su questi oneri informativi, che sono i veri carichi, i veri fardelli, quelli che gli inglesi proprio dicono i burdens, proprio il fardello burocratico, bisogna e si può intervenire. Ha parlato prima delle amenità dell'agricoltura in senso generico ed anche personale, per poi passare alla questione lavoro il ministro Elsa Fornero. Nel suo intervento, di fronte a sindacati molto critici, il tentativo di discolpare in qualche modo l'operato del governo in fatto di incentivazione al settore e l'obiettivo di un incontro con associazioni ed imprese a gennaio. C'è l'esportazione, c'è l'occupazione, c'è l'innovazione in questo settore. E voi direte: ma se il governo considera l'agricoltura questa promessa di sviluppo, ancorché dimensionalmente piccola, che cosa ha fatto il governo per aiutare l'agricoltura? E questa è la domanda. E che cosa ha fatto il ministro Fornero nella riforma del mercato del lavoro per aiutare questo settore? Allora io lo devo dire in maniera molto chiara. Ci sono, voi lo sapete, ci sono alcune norme che magari voi interpretate come restrittive e magari ne avete parlato anche stamattina, mi è stato detto che è stato molto evocato questo tema. Però c'è una cosa che voglio dire in maniera chiara, perché noi abbiamo a lungo riflettuto sul fatto di estendere la riforma degli ammortizzatori sociali anche al settore agricolo. E poi abbiamo deciso di no, voi lo sapete, abbiamo mantenuto la normativa in vigore, non perché siamo soddisfatti di quella normativa. Io credo che se ci guardiamo sinceramente negli occhi possiamo tutti concordare che in quella normativa ci sono diversi aspetti insoddisfacenti. Il governo è favorevole alla flessibilità, non ha mai voluto penalizzare le imprese restringendo la flessibilità, lo dico ancora al dottor Albini, non ha mai voluto restringere la flessibilità per penalizzare le imprese, ma ha invece cercato di contrastare un cattivo uso della flessibilità, cioè un uso che si evidenzia in maniera plateale nel precariato dei giovani.